Sì, certo, mi dica. Bene, ci sono corsi per giardiniere e per tecnico del parco. Il giardiniere progetta e dirige i lavori per la realizzazione della cura dei parchi e giardini. Il giardiniere è un esperto e deve conoscere i diversi tipi di terreno, il clima e tutte le caratteristiche necessarie per la coltivazione delle piante. Il tecnico del parco lavora in progetti più definiti, cura parchi e giardini pubblici o privati, si occupa della coltivazione delle piante, ma non deve prendere decisioni e scegliere il tipo di coltivazioni più adatte, eccetera. Certo, per diventare giardiniere o tecnico del parco è possibile frequentare dei corsi professionali regionali che durano 1 o 2 anni. Al termine dei corsi si può ottenere un riconoscimento. Per partecipare basta avere il diploma di terza media. Sì, cominciare direttamente l'attività in un vivaio a diretto contatto con la natura. Si può imparare molto anche dall'esperienza di un vecchio giardiniere. In ogni caso occorre avere tanta passione e almeno 7 anni di esperienza per raggiungere un buon livello professionale. Capisco. Ci sono anche dei corsi di specializzazione universitari di 3 anni. Ci sono i corsi dell'Università di Pisa, quelli dell'Università Federico di Napoli o di Padova. Arrivederla, grazie a lei per aver chiamato e buona fortuna per il suo nuovo lavoro.